Raga, sta scritto trovate la chiave. Cercatela in sala. Ciao! Io nella prima puntata non c'ero. Mi scusate, avevo una guerra contro gli alieni. Poi però c'è un continuo e quindi andiamo ad informarci subito. Se seguitemi. Ciao Ale! Ti ricordi di tutta quella caccia al buio che avete fatto? Mi vorrei integrare in questa cosa, quindi così ti fammi vedere il tuo bigliettino. C'era scritto cercatela in salotto. Non so che cosa, te lo sai? Andiamo a vedere anche gli altri. Ottimo, bro. Vuoi sapere il mio biglietto? Sì, vuoi sapere il tuo biglietto? Ah, veramente? Il nostro biglietto l'ho tirato fuori da una scatola piena di insetti e c'era scritto trova la chiave. Ah. Io penso che le due biglietti in sé siano collegati tra sì, quindi sarà cercate la chiave in salotto. Che dite? Ci sta? Ci sta? Ci sta? Aspetta. È chiusa. Ancora chiusa. Ok, aperta. Ebbene sì, come potete vedere ho preso una squadra e l'altra squadra. Ma non siamo una squadra. Non sono così. E questo è il punto, perché saremo tutti insieme. Perché ho capito una cosa, Alessia hai detto dobbiamo cercare la cosa in salotto, Davide mi ha detto troviamo la chiave, uniamo le due cose, troviamo la chiave in salotto. Oh, ma hai capito allora? Cerchiamo la chiave. Non è lo so. Se noi pensiamo che non l'ha nascosto in un posto troppo scontato, lei potrà ragionare sul fatto che ne abbiamo ragionato così, quindi magari è un posto scontato. Ci sono smontato qualcosa. Signore e signori, non c'è chi. La chiave! Allora, la competizione porta alla sconfitta. Persone che tirano la corda in due direzioni opposte si stancano e non arrivano da nessuna parte. Adesso avete la chiave, ma non potete entrare tutti insieme. Jasmine e Alessia, Simo e Davide, Tommy e Yusuf, Florina e Marco. Serve aprire una porta, quindi dobbiamo capire che porta aprire. O è una porta, o è un portone. Una porta, o un baule. Una cassaforte, un... Però mi sembrava più la chiave di una porta. Boh, una nuova stanza. Quella sotto. La guest. Serve ad aprire la camera giù di sotto. Cioè 100 gradi. Ah. Per quella, forza, zio. Quella chiusa. Daphne ci ha già messo alla prova una volta, levandoci la vista. Oggi invece ci metterà alla prova utilizzando la vista. In che modo, Jasmine? Memorizzate il salone in 3 minuti, dopodiché dovremo tornare. E ci saranno 5 differenze e noi dovremmo trovarle. 3, 2, 1, let's go. Okay, il cactus è messo come lo vediamo. Mettiamo tutte le cose dritte, così qualsiasi cosa è storta è stata cambiata. Ok, il tempo purtroppo è finito. Sì, ragazzi, ho dato 3 minuti, ce ne sono bastati circa 30 di secondi. Perché già lo sapete? Perché già lo sappiamo, che la conosciamo a memoria. Torniamo tra poco e vediamo un po' se ci sono delle differenze. Collaborazione e un passo alla volta. Okay, questi due si sono stati invertiti. Questi due li hanno invertiti. Cuscini. Vabbè, queste due cose. No, che non erano così. Poi, secondo me, le cuffie non erano a posto. Questa che era girata, no? Bravo! Anche le sedie. Erano blu e blu. Erano tutte due rose. Le sedie. Il Jenga non era così scomposto. Le sedie? Blu. Sì, io sono per tre. E le sedie? Le sedie, sì. Buono. Se non era al posto di questo era al posto di questa. Non era tipo così. E secondo me le corna, cioè c'era il meglio qua. Questo era così. Ah, questo era diverso. Le corna. E poi c'era il tipo meglio. La lampadina era accesa e ora è spenta. Era così. Ah, la luce è spenta? Era acceso, questo era acceso. E siamo a 5! Quindi direi che ci abbiamo messo mediamente poco. Mediamente un anno. Mediamente 3 anni. Raga, Yusuf ha trovato tipo tutto. È bello che tipo lui uscito dal salone e ha detto vabbè, ma io la conosco già, ci vivo, la conosco bene. Mamma mia, Daphne! Abbiamo trovato tutte le differenze in salotto e ci abbiamo messo 1 minuto e 42. Il problema è che non ho capito perché l'abbiamo fatto. Quello è tappeto di
Travis Scott per PlayStation. È la stanza dei sogni, è la stanza di un gamer. Porca vacca! Porca vacca! Oh, Ritorno al futuro! E.T. Jurassic Park, Mary Pops, Ron Weasley, Joker, 25 action figure, così. Armi di Fortnite, tavole supreme. Zio, ma è tipo una hit. Da piccolo ho giocato a tanti videogiochi e mi sono sempre sognato una camera del genere. Guarda i tavoli! È un sogno questa stanza. Qui abbiamo di tutto e di più per il gaming, quindi potrò esercitarmi. E c'è l'album di Travis Scott. Non vedo l'ora di registrarci un botto di video. C'è tutto quel mondo streetwear che piace a me. Stare tutto in quel posticino, giocare con i videogiochi, può essere un bello svago. Comunque il mio prezzo preferito è assolutamente Beer Break, ne ho sempre voluto uno. Ti sei superato. Cioè abbiamo davanti due schermi. Guarda dentro. È il mio nuovo posto preferito della casa. Ok, Daphne ha appena parlato. Davide, non siamo più in gruppo, ma siamo rivali. Dobbiamo sfidarci a Rocket League. Dovremmo sfidarci in un gioco, si chiama Street Fighter. Perché noi in pratica faremo un torneo. La nostra prima sfida penso sia questa. E chi vince passa avanti. E chi vincerà avrà un premio. Si parte. No. Che ansia. Ma bro, qua è già più tecnica diventata. Che cos'è? Non lo so. Successo. No, io non lo accetto. Non lo accetto. Dai, è stata combattuta. Abbiamo cliccato totalmente a caso, quindi penso sia solo fortuna. Quindi ringrazio il destino. Fatto sta che ho vinto lo stesso, però congratulazioni. No, io non lo accetto, non sconfitto. Se vinco il premio, promesso è di tutte e due. Tu devi vincere adesso. Ok. Guarda qua. Ma chi sono? Mamma mia. Devi perdere, non devo perdere. Senti, no, sta vincendo. Che carini. Che pulsini. Che carini. L'ho fatta vincere ovviamente. Non è male, niente male, Simo. Corri piccola macchinina. Chiedardino, potete rivincere la macchinina. Chiedardino, go! E andiamo e vinciamo tutto. Io so giocare ai videogame, maledetto me, che da piccolo non giocavo. E siamo uno. Mamma mia, regà. E siamo l'altro. Ah, ma l'arancione è la mia. Ma fammi perdere dignitosamente. No, faccio tutto qua. Però bravo, sei stato un ottimo compagno di squadra, mi sei piaciuto. Grazie, bro. Ciao amici! Siamo diventati dei gamer, 4 siamo quelli che siamo passati al secondo turno del torneo della Defause. Ne rimarranno solo 3. Quindi ora ci sfideremo a questo gioco che si chiama Genki. Ma no, qua c'è il trita rifiuti! No, chi sono io? Come si picchia la gente? Ma io tiro testate! Vai! Aiutami. Andiamo tutti sul flow! Sì! No, ciao! Mori! Mori! Io il primo secondo sono volava, ti ho dato la testata, sono volava. Ma credo. Come si fa? Lo voglio fare anch'io. Ma che è sta cosa? Ma perché su di me? Va bene, raga, abbiamo finito. Oh Flo, come al solito vinci tu, eh. Oh, ma dai, prima, quindi che si fa buono. Siamo rimasti di 3. Cioè non pensavo sarei mai arrivati fino a qua. Dobbiamo giocare a Jenga. È un mega Jenga gigantesco. E se cade buchiamo il pavimento e andiamo a trovare la vicina sotto. E chi vince si aggiudicherà la mystery box a tema questa stanza. E a turno, una alla volta, bisogna togliere uno di questi mattonelli, tronchi, cose, senza far cadere la torre. Il primo che lo fa cadere sarà il primo eliminato. Ricomporremo la torre e faremo la finale della finale. Ok, parto io allora. Ma si casca subito. E che ridere. No, ancora. Vado, aiuto! Sì, infatti. Bussa, fai toc toc. Ho ansia. Ah, bisogna metterli sopra. E se non lo dici? Sì, bisogna metterli sopra. Dai, ho già perso. Ok. Bravo. Bello lì, aiuto. Cos'è sta roba? La rotazione terrestre, tipo... Vabbè, ma fa che cosa? Raga, chiudi la finestra perché c'è il vento. Ma tranquilla, non hai pressioni o scatti. No, fra,
Se devo andare proprio di botto qua. Yusuf, ti ricordi? No, Marco! Ho perso. Nella prima parte da finale ha perso Yuzu e ora abbiamo la finale da finale, io contro Ale. Pari dispari per chi inizia. Dispari. Bim, bum, bum, jolly. Ok. Giochiamo piccanto, mi piace giocare piccanto anche a me. Fermi. Non puoi. Sì. Non può. Sei grave. Vale. Non ha più senso. No, questo non può. Ne, Ma caldo. No, dai, due non valgono. Ho vinto! Brava, molto brava. Grazie. È stata una bellissima giornata, sinceramente l'ultima persona che mi aspettavo vincesse io. È stata stra una sfida per me, quindi sono ancora più soddisfatta. E adesso sto aspettando che Daphne mi dia la mia mystery box, perché me la sono meritata dopo una partita del genere. La apriamo. Beh, che dire. Il contenuto è piuttosto soddisfacente. Talmente tanto che me lo tengo solo per me. Ciao Daphne, alla prossima.